Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura andiamo a Oderzo per parlare di un problema sorto a quanto pare a scuola in merito alla tubercolosi. Una maestra avrebbe infettato infatti un bambino, da qui sono scattate le verifiche ed è emerso che tutta la classe è positiva al test della tubercolosi. L'azienda sanitaria trevigiana ha ribadito massima attenzione, non c'è allarmismo, ma sentiamo allora il servizio di apertura del nostro telegiornale. E allerta tubercolosi in una scuola elementare della zona di Oderzo. La malattia ha colpito una maestra e un alunno e praticamente tutti i compagni di classe, 20 su 21, sono risultati positivi al primo test preliminare per verificare la possibile presenza di altre persone contagiate. L'ULS trevigiana è intervenuta subito e ora sta portando avanti tutti gli accertamenti del caso e predica calma, ma tra le famiglie la preoccupazione è palpabile. Il doppio caso è emerso pochi giorni fa attraverso l'alunno. A quanto pare però tutto è partito dalla maestra. Sarebbe stata proprio lei a diffondere la tubercolosi a scuola. Il piccolo non aveva sintomi evidenti o particolari. È stato sottoposto a una radiografia al torace, quasi per caso, nel corso di una serie di esami prescritti per altre ragioni. E qui è inaspettatamente emersa la tubercolosi. A quel punto il bambino è stato ricoverato per seguire una terapia specifica. Ora è stato dimesso, stampi medici hanno controllato con test Mantox i suoi familiari e i compagni di classe, i cosiddetti contatti stretti, per intercettare altri possibili contagiati. I familiari sono risultati tutti negativi al test, mentre nella classe è emersa una condizione di positività per 20 bambini su 21, rileva Sandro Cinquetti, responsabile dell'igiene pubblica dell'azienda trevigiana dell'ULSE. Gli stessi controlli hanno evidenziato che anche un'insegnante era stata colpita dalla malattia. Potrebbe essere questo il caso indice, cioè il caso da cui è partito tutto. Nei prossimi giorni ultimeremo tutte le verifiche, fanno sapere. Non c'è urgenza, ma non perderemo nemmeno un minuto. Ieri a mezzogiorno la maestra è stata ricoverata nell'ospedale di Treviso, non è in pericolo, si tratta di una forma di precauzione per trattare al meglio la tubercolosi. I bambini della classe in questione invece sono stati sottoposti a ulteriori accertamenti attraverso radiografie e più sofisticati esami di laboratorio. Allo stesso tempo verrà eseguito il test Mantux anche sui familiari dell'insegnante. L'obiettivo è stringere il cerchio per spegnere l'origine del focolaio. La positività test Mantox, è bene ricordarlo, indica solo l'avvenuto contatto tra l'organismo e il bacillo di Koch, agente infettivo responsabile della tubercolosi. Solo in rari casi, di regola in soggetti con situazioni cliniche precarie, il contatto può essere seguito dalla malattia. Andiamo a Sestino di Livenza, invece torniamo a parlare della tragedia in cui hanno perso la vita i due architetti veneti, Marco e Gloria, la tragedia di Londra, della Grenfell Tower. La mamma ha ribadito sono morti sulla torre per colpa di chi ha speculato sulla sicurezza. Sentite il servizio. Non sapevamo della lentezza della giustizia inglese, ma la notizia che il processo è responsabile del rogo del grattacielo di Londra, dove hanno perso la vita anche i nostri Marco e Gloria, non si concluderà prima del 2021. Francamente, ci ha sorpreso non poco e ormai palese a tutti che le responsabilità civili di chi ha risparmiato dei soldi per installare dei pannelli non adeguati alla Grenfell Tower hanno contribuito in maniera determinante alla strage. Di una cosa siamo certi, se non avremo equità in tempi brevi dal Regno Unito, io e mio marito lo cercheremo qui in Italia, con il massimo impegno di tenere alta l'attenzione sulla sicurezza nella costruzione di case e palazzi, per non dimenticare il sacrificio umano di mio figlio e di Gloria. Daniela Burigotto, la mamma di Marco Gottardi, l'architetto di 27 anni di Sestino di Livenza, era con il marito alla presentazione del libro di fiabe da lei stessa scritto dal titolo Il Cavaliere e la Principessa, presentazione che si è tenuta in una scuola primaria, la Ugo Foscolo, davanti a 65 bambini delle classi prime e seconde. C'erano anche Loris e Emanuela Trevisani, genitori di Gloria, l'architetto di 26 anni di Campo San Piero. A prescindere dall'esito del processo inglese, noi procediamo spediti per la nostra strada, ha assicurato la mamma di Marco con una voce pacata ma determinata. Stiamo organizzando un convegno internazionale per il prossimo 10 maggio. Non è ancora stabilito se a Padova o a Venezia, per affrontare il tema della sicurezza nelle costruzioni generali. Non possiamo accettare che per l'avidità di alcune persone si possa morire in quel modo, come è accaduto ai nostri ragazzi, disponibili ancora a ritornare in Inghilterra. Il nostro intento non è chiaramente speculativo, ma meramente educativo. La vita delle persone non può essere messa a repentaglio per egoismi di ogni tipo. Daniela Burigotto è stata invitata dalla maestra Gianna Martellozzo a presentare il libro dedicato a Marco e Gloria. L'insegnante, parente di Gloria, ha voluto ricordare il fatto che la sfortunata giovane architetto padovana, morta abbracciata al suo fidanzato nel rogo della torre maledetta londinese, aveva frequentato le scuole elementari pertichese. Per i bambini riuniti nella piccola palestra dell'Istituto Grande, la curiosità e l'attenzione per una storia triste e drammatica, raccontata attraverso una fiaba.
I genitori di Marco hanno scritto le parole mentre i disegni sono stati realizzati dagli amici della coppia. Ora andiamo a Motta di Livenza per parlare di un altro fatto di cronaca. Un'auto che c'entra la moto, un 18enne vola e rimane ferito. Andiamo a sentirci il servizio nelle immagini di Luca Curtarelli. Schianto automoto, ad avere la peggio un ragazzo di 18 anni che è stato sbalzato violentemente a terra. È accaduto in via Riva Monticano a Motta di Livenza, nel pieno centro. L'impatto si è verificato l'altro pomeriggio. Le parti anteriori della vettura, alla cui guida c'era un uomo residente in città, per cause da accertare, ha cozzato contro la motocicletta, facendo cadere il giovane dalla sella. Fortunatamente la velocità non era alta in quel tratto, pieno centro urbano, il limite di 50 km orari. Il ragazzo, nella caduta, si è ferito poi a un polso. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Illeso il conducente dell'auto, diversi i danni alla stessa autovettura. La motocicletta poi è stata portata via dai carro attrezzi sul posto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Proprio in quella zona, alcuni anni fa, erano stati installati dei segnalatori luminosi all'altezza del passaggio pedonale di fronte alla scuola dell'infanzia. I residenti, all'epoca, avevano segnalato l'alta velocità delle auto in quel tratto. Da lì la decisione. Si tratta del secondo incidente nel weekend avvenuto nel Mottense. Proprio venerdì sera, poco dopo le 22, un'auto era finita fuori strada in via Quartarezza. Nonostante l'allarme, il conducente alla guida è uscito dal mezzo sulle proprie gambe e nonostante l'arrivo immediato dell'ambulanza da Oderzo, ha preferito poi non essere ricoverato. A Concordia Sagittaria, presentata la fiera di Santo Stefano, l'assessore, il consigliere regionale Barbisan spiega come serva comunque nel territorio un'offerta di qualità, dice, per far emergere questo territorio. Ma sentiamo le parole del consigliere Barbisan al microfono di Aldo Curtarelli. Con Fabiano Barbisan, consigliere regionale del Veneto, lei è della zona del Portoguarese, oggi qui a Concordia hanno fatto il rinnovo delle cariche per la fiera di Santo Stefano che in agosto prenderà il via. Ecco, lei ha fatto un intervento anche molto duro, se vogliamo, ma anche molto sincero, in cui ha posto il problema delle fiere. Non si possono avere 150.000 fiere, bisogna capire e cosa fare in questo territorio in modo da non farci, non dico la guerra, ma comunque non far diventare tante piccole cose invece che di qualche cosa di importante. Sì, sono proprio convinto di questa idea, anche perché vedendo quello che succede al di fuori dalle nostre zone, dal nostro Veneto, dall'Italia, anche in altri paesi, bisogna capire che bisogna offrire davvero una mostra, un presentare alla gente un qualcosa che sia, che abbia anche magari una specificità, non dico unico, però che sia, come si dice, che abbia un suo tocco caratteristico. Allora, noi abbiamo qua un'area bellissima dove c'è la storia, dalla storia dei Romani, qua di Concordia Sagittaria, abbiamo la scuola di musica a Portogruaro, Santa Cecilia, famosa ancora dal tempo degli austriaci, 180 passa anni di storia. Abbiamo delle produzioni tipiche di arte culinaria, abbiamo la scuola, le varie scuole e compagnie, tra le scuole dei cuochi, camerieri, per non parlare, poi tutto quello che è gli istituti scolastici, cioè, e abbiamo anche due belle realtà strumenti agricoli, da agricoltura, diciamo, che hanno dei primi 1900, quindi 100 anni da quando c'era la macchina a vapore, insomma. Ecco, allora, queste cose in qualche modo, a mio avviso, se vengono organizzate, se vengono proposte come mostra, e poi la specificità, appunto, qua sta appunto agli organizzatori della fiera trovarla per pensarla e metterla, e chiaramente devono condividerla con altri sindaci. Ecco, a mio avviso si può crescere. Dobbiamo essere sinceri, tante piccole mostre campanilistiche non servono. Non servono perché si perdono da sole, sono un dispendio di energie, di risorse e vanno a morire. Qua abbiamo una realtà che ha circa 300 anni
di storia, non può morire. Ecco, lei ha fatto anche un altro passaggio che non posso che condividerlo. Lei diceva le cose bisogna promuovere, le cose bisogna farle vedere, cioè bisogna far crescere questo territorio attraverso anche la conoscenza, in modo che la gente la veda, no? Ad operare i media, ad operare chi riesce in questo momento coinvolgere i cittadini anche delle zone limitrofe e anche molto distanti. Il nostro territorio è di fatto anche ricco di media, di persone che possono realizzare questo. Non esiste solo un media, esistono diverse. Allora, facendo un minimo di cronistoria, in 5 anni da 6 milioni e mezzo di copie di giornali oggi se ne vendono 800.000. E non è che ci sia meno informazione, che la gente sia meno informata, anzi la gente ha trovato altre fonti per appunto informarsi, le promozioni vengono fatte in altri modi, gli acquisti vengono fatti in altre situazioni, in altri modi, con modalità diverse, e quindi anche qua bisogna agire con modalità diverse. Si è spento Corrado Fagotto, fratello del nostro collaboratore Giorgio Fagotto, sottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo la situazione sabato è degenerata a tal punto che i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita al caro Corrado. Un vero genio della meccanica, ha ricordato il fratello, il nostro Giorgio, tanto da ricevere dal comune il prestigioso premio Gervino. A Giorgio e ai familiari le condoglianze di Media 24 e di Prima Free. Ora andiamo a Portuguaro, parliamo di sport, calcio femminile. Il Portuguaro ha vinto sul campo dell'altivolese Maser. Vediamoci gli highlight di Gabriele Zoia. Let's go.
gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. Grazie a Vinicio Scortegagna, a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Ci ritroveremo con le altre news. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti e a risentirci alla prossima.